Ragazzi, buongiorno. Stamattina vengono a montare la cucina. Io davvero non ci posso credere. Siamo già a giugno. Vabbè, pazienza. Quindi adesso sto aggiustando un po' di cose. Devo mettere tutto questo in un'altra stanza. Quindi vengono e tolgono tutto qua e montano la cucina. Finalmente. Vale Roberto, sei pronto a vedere la cucina finale? Siamo pronti? Ragazzi, c'è un pelo di Barolo qua. Siete pronti? Siete pronti a vedere la cucina? Non ci siamo quasi, ma adesso ve lo spiego. Dun dun dun, dun dun dun. Ecco, più o meno la cucina, no dai, diciamo che la cucina è finita. L'unica cosa è che deve venire l'idraulico per attaccare l'acqua, quindi ancora non abbiamo il rubinetto che funziona, il lavandino che funziona, diciamo. Però io sto cominciando ad organizzare delle cose. Finalmente, finalmente, non ci posso credere, raga. Qua abbiamo, questo è aperto, abbiamo il nostro coffee station qua. E abbiamo Barolo, che già pensa che è la cucina sua. E qua è tipo un'isola, un piccolo isoletta che possiamo mettere tipo degli scabelli qui e mangiare qua, tagliare delle cose qua. Per ora ho messo da mangiare Barolo, che no, Barolo, ancora non è ora da mangiare, amore mio. Quindi ragazzi, ci siamo quasi, dai, diciamo che ci siamo e ancora non ci posso credere. Da febbraio a praticamente giugno senza cucina, e adesso sembra più casa, diciamo, sembra proprio casa nostra. Questa era la cosa che mancava, davvero. E quindi adesso dovrebbe arrivare l'idraulico, infatti sarebbe dovuto arrivare mezz'ora fa, quindi E poi, no, ancora non ve l'ho fatto vedere, se mi seguite su Instagram già l'avete visto, ma lo studio piano piano ci sta, come si dice. Adesso devo arredare un po' delle mensole, eccetera, ma lo faccio dopo che svuoto queste scatole. Allora, abbiamo due scatole che sono rimaste per la cucina. Poi, non so, anzi no, ancora non l'avete, non ve l'ho fatto, non ve l'ho fatto. Ciao, buongiorno, sono Sofia e me ne sono scordata l'italiano. Comunque, io non ve l'ho fatto vedere, ancora non ve l'ho fatto vedere, no, la stanza, quindi ancora non ve l'ha fatta, ancora non ve l'ho fatto vedere, non penso, perché un mese che prendo la macchinetta fotografica, raga. Eccola, questa è la stanza, la camera del letto degli ospiti, diciamo, e questo è l'armadio, non tanto per gli ospiti, questo è l'armadio per cambio stagione, quindi tutta la nostra roba invernale è qua per ora.
diventa un letto più grande matrimoniale e che sono molto contenta perché sta arrivando, perché arriva la mia cognata tra pochi giorni, quindi lei dormirà di là e ancora sto aspettando i comodini che io le ho ordinato 2 settimane fa, raga, e sul sito c'è scritto consegna tra 4-6 giorni, 2 settimane dopo, quindi ancora sto aspettando che arrivano. E poi questi quadri che ho preso dal decennio, che li ho già postato su Instagram, quindi se ancora non mi state seguendo su Instagram andate, perché io posto molto più spesso purtroppo YouTube, anche se mi siete mancati tantissimo. La vita, raga, la vita reale in questi mesi è tosta, non in un modo negativo ma in un modo incasinato, e quindi purtroppo non ho l'energia, diciamo, di prendere la macchinetta fotografica e poi fare tutto il montaggio. Quando finisco il trasloco praticamente sarò molto più serena. Quando finirà questo trasloco? Bella domanda, io ancora non so, perché da febbraio fino a giugno ancora sto facendo le cazzate, raga. Comunque, piano piano le cose si stanno organizzando? No. Non so se vi ho fatto vedere questa stanza, adesso è un po' incasinata perché ho messo tutto che avevo nella cucina, quello muletto qua, però ecco la lavatrice. Vi volevo fare vedere un po' la novità. Abbiamo pure preso la TV, raga, la TV! Finalmente! E ancora dobbiamo prendere il tavolo, questo non è il nostro, la stiamo prestando e ovviamente non è lo stile di tutto, però ancora non riusciamo a trovare un tavolo piccolo ma allungabile per questa stanza, quindi ci vuole un po' di più. Come mai ho deciso di vloggare in italiano? Non lo so, mi andava, e anche perché non faccio un video in italiano da tanto tempo, e anche perché uno di voi mi avete salutato stamattina, sono andata a prendere un caffè, a fare colazione e con un'amica, e uno di voi, un ragazzo, non so, molto più giovane, magari 10 anni più giovane di me, è venuto a salutarmi e ringraziarmi ai video che faccio in italiano. Questo è stato il spunto che, ok, quindi voi davvero guardate i miei video. E quindi questo è stato in inglese diciamo la fiamma sotto il culo per prendere la macchinetta fotografica. Comunque raga, vi aggiorno più tardi. Amorini, buongiorno! Oggi è il giorno dopo, perché l'idraulico alla fine è arrivato tipo 3 ore in ritardo, quindi ieri sera. Però raga, abbiamo l'acqua, abbiamo il lavandino, ora ve lo faccio vedere. Sono così contenta. Adesso devo fare la spesa perché non abbiamo niente qua, solo il caffè. Praticamente ecco il lavandino che funziona. Sono così contenta di questa cucina. Eccola, ancora devo trovare la spazzatura, che sto pensando di metterlo qua con la differenziata e tutto. Poi questo è il frigo vuoto, quindi devo andare subito a fare la spesa. Però vi volevo fare vedere un pacco che abbiamo portato con noi dall'America. È pesantissimo, ma l'abbiamo portato perché, ora ve lo faccio vedere,
stavo aspettando a fare l'unboxing con voi finché è arrivato la cucina. È pesantissimo però questo pacco. Ma ora apriamolo insieme. Oh, raga, lo metto qua per il momento. Sono delle pentole bellissime, quindi ci voleva. Come l'hanno regalato Caraway, si chiama Caraway, me l'hanno regalato prima del trasloco. Quindi mai usati, mai aperto. Che bello. Coperchio. Guardate quanto è bello questo pacco, come confezionato. Che ne pensi, Leo? Vuoi cucinare? Raga, io mi sa che ho dimenticato un po' cucinare. Da febbraio che non cucino, raga. Allora, che bello. Ecco, e voilà. Poi non solo, raga, viene anche con queste cose che mi sa che si può organizzare così. Che bello! Ok, ora organizzo un po' e poi ve lo faccio vedere. Allora, ecco le pentole. Una cosa che ho anche appena notato è che questi divisori sono magneti, tipo, aspettate, guardate, tolgo questo. Che figo! Grazie mille a Caraway per avermele regalato. Oltre a regalarmele, Caraway anche ha un codice sconto per voi e metterò il link qua giù nella descrizione. Hanno tantissimi colori belli, bellissimi, ma alla fine io ho scelto questo colore crema e mi sa che sta benissimo in cucina. Così abbiamo già delle pentole, non abbiamo piatti o niente. Quindi abbiamo le posate ma non abbiamo piatti, tazze, eccetera. Quindi queste cose dobbiamo comprare. Buongiorno amorini, con nostra cucina, finalmente abbiamo una cucina funzionale. Sono molto molto contenta e felice. Oggi viene la mia cognata dalla Calabria, lei sta qua questo weekend con noi, anzi con me perché Emilio è fuori per lavoro, quindi stamattina aggiusto la casa, devo pulire, preparare il suo letto, tutto. Anche se mi sembro proprio a hot mess. Come si dice hot mess in italiano? Esaurita? Boh, non lo so. Comunque, forse finisco il vlog qua, perché non penso di vloggare tanto questo weekend con mia cognata, perché non la vedo da l'anno scorso. E vorrei godere momento. Comunque, vi voglio un mondo di bene, grazie mille di essere
di aver guardato questo video, di essere arrivati così fino al fine. E alla prossima. Ciao.